arriva una notizia molto importante per i pazienti ospedalizzati con Covid e che richiedono ossigenazione. L'FDA ha appena rilasciato l'autorizzazione di emergenza per baricitinib, combinato con l'antivirale Remdesivir, in seguito ai risultati dello studio americano ACTT2. Sul baricitinib si sono susseguite diverse ricerche riguardo la sua efficacia nel Covid, tra cui un importante studio che parte da un'analisi di intelligenza artificiale dell'Imperial College di Londra e del Karolinska Institute di Stoccolma, seguita ad analisi cliniche di ospedali spagnoli e italiani, tra cui l'azienda ospedaliera universitaria Pisana. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances e noi parliamo di queste importanti novità con il professor Marco Falcone del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Pisa. Allora, professore, partiamo dalla base, perché prima di tutto il baricitinib è stato studiato anche come molecola non combinata. Che cos'è il baricitinib? Per cosa viene normalmente utilizzato al di là del Covid? Il baricitinib è un farmaco che appartiene alla cosiddetta famiglia degli inibitori delle giano-schinasi. È una classe di farmaci che tipicamente usano i reumatologi, poiché l'indicazione diciamo classica è quella delle malattie infiammatorie, in particolare dell'artrite reumatoide. È un farmaco che esplica la sua attività antinfiammatoria inibendo appunto l'attività di questi enzimi, giano-schinasi, JAK1, se esistono vari, JAK1, JAK2, JAK3, eccetera. In realtà, per semplificare un pochino un meccanismo che è molto complesso, si va a bloccare la trasduzione del segnale citochimico, poiché questi recettori sono cruciali per fare in modo che le citochine possano diciamo, essere attivate, poiché si vanno a bloccare proprio i recettori delle citochine, e quindi in ultima analisi la presenza, l'utilizzo di questi farmaci blocca la risposta infiammatoria. Il dosazzolo farmaci baricitinib utilizzato per via orale non è l'unico esponente della classe, ci sono altre molecole della stessa classe. Il dosaggio usuale è 4 mg al giorno o 2 mg a seconda di quelle che sono, diciamo, le indicazioni o eventualmente anche i parametri di funzionalità epatorenale. Ecco, professore, quindi ci ha spiegato l'utilizzo comune nella pratica clinica. L'idea invece di provarlo, quindi sperimentarlo nei pazienti con Covid, da cosa deriva? Allora, l'idea di sperimentarlo nei malati Covid nasce da una intuizione che viene dall'intelligenza artificiale. Cioè, questo è uno dei primi esempi di come l'intelligenza artificiale può migliorare l'approccio alle malattie, poiché questi colleghi del Karolinska e dell'Imperial College di Londra hanno fatto, tramite l'intelligenza artificiale, una sorta di ricerca in cui, basandosi sui meccanismi di azione di migliaia di farmaci, e andando a valutare quelle che sono le vie di infezione, i recettori e le vie di replicazione di infezione del virus SARS-CoV-2, questa analisi fatta con l'intelligenza artificiale ha identificato nel baricitinib, per il suo meccanismo d'azione, per il recettore con cui va a interagire per per la sua modalità di azione, ha inquadrato in questo farmaco una potenziale opportunità. Quindi ciò nasce da un'analisi di intelligenza artificiale fatta da questi colleghi inglesi e svedesi. Una volta che diciamo, la macchina ha elaborato la possibilità che la replicazione del SARS-CoV-2 potesse essere inibita, questi farmaci sono partiti tentativi di utilizzo clinico, primi tentativi che sono stati fatti proprio nel momento di massima espressione della pandemia a marzo, quando i malati non vi era nessuna terapia conosciuta, e quindi noi a Pisa, partendo da queste evidenze, dai primi casi che sono stati descritti, già abbiamo iniziato a fare un'esperienza con l'utilizzo di questo farmaco. E tra l'altro l'esperienza è sia vostra che di un team spagnolo, se non sbaglio, insomma in contemporanea Un avete team lavorato. spagnolo, diciamo che sono i due centri che hanno arruolato più casi e che nello studio avevano il vantaggio di aver fatto un'analisi prospettica con un gruppo di controllo. Non è un trial randomizzato questo, però noi abbiamo studiato il farmaco confrontato con una
popolazione di controllo che non riceveva il farmaco, che aveva determinati criteri simili, quindi erano popolazioni, diciamo, confrontabili. Esistono anche altri centri italiani e toscani, in particolare, che hanno utilizzato la molecola. Tuttavia, i dati che venivano da questi altri centri toscani e italiani in generale erano limitati dal fatto che erano solo la descrizione dei casi trattati e non avevano una popolazione di controllo confrontabile per alcune caratteristiche. Professore, in quali pazienti è stato somministrato? In che stadio della malattia? E ci sono delle condizioni per cui magari avete dovuto anche escludere dei pazienti? Sì, diciamo che noi ci siamo orientati sull'utilizzo del farmaco in malati con malattia moderata grave, quindi essendo un farmaco sperimentale e un utilizzo club, no, perché non avevamo nessuna evidenza da trial sull'utilizzo di questo farmaco, abbiamo deciso di usarlo nei malati che dopo la terapia standard che utilizzavamo a febbraio-marzo, che erano gli antivirali, i farmaci antivirali inibitori dell'integrasi, quindi i farmaci antiretrovirali, era l'eparina, era l'idrossiclorochina, perché oggi tutto questo è stato smontato, ma noi a febbraio-marzo utilizzavamo questi farmaci, i malati che progredivano verso la malattia grave, nonostante l'utilizzo dei farmaci cosiddetti standard, lì intendavamo l'indicazione a usare il baricitinib. Comunque è stato utilizzato sempre in malati che avevano un rapporto P su F inferiore a 300, quindi malati con una polmonite e con un rapporto P su F inferiore a 300, quindi con una malattia sicuramente importante. Ecco, quali sono i risultati importanti che avete ottenuto e cosa ci dicono poi per la pratica clinica, anche se ovviamente immagino bisognerà comunque proseguire con gli studi? Sì, i risultati sono assolutamente preliminari e si basano su piccoli numeri, perché noi abbiamo arruolato 40 casi e in Spagna ne hanno arruolati un po' di più, quindi diciamo è un'analisi che si basa su un centinaio di casi, però questi dati ci dicono che da un punto di vista clinico chi riceveva il farmaco, facendo anche un'analisi col propensity score, quindi un'analisi che cerca di bypassare quelli che sono i limiti di uno studio osservazionale, ricevere il baricitinib era associato a un beneficio in termini di rischio di essere intubato, quindi di andare incontro a una ventilazione meccanica, e anche il rischio di morte. Questo è il nostro endpoint, quindi rischio di intubazione e morte a 30 giorni. Diciamo che il dato però ancora più interessante di questo lavoro è che studiando il siero dei pazienti infetti, questo quindi lo studio in vitro, quindi si è partiti dal dato clinico ma si è arrivati a uno studio in vitro fatto da questi colleghi estremamente qualificati, che non sono solo l'Imperial College di Londra e Karolinska, ma c'era coinvolto anche Oxford, Cambridge, Università di Vancouver, Toronto, c'è stato uno studio multinazionale che ha coinvolto varie unità, sono riusciti a dimostrare come dei pazienti, cioè esponendo il siero di questi pazienti che avevano ricevuto il baricitinib, questo vi fosse un'attività nell'andare a bloccare diciamo, l'ingresso del virus nella cellula, proprio per l'interazione che ha il farmaco con una molecola che è cruciale per il legame con il famoso recettore ACE2, che poi è il recettore a cui si lega la proteina spike del virus. Quindi il vantaggio grosso di questo studio, al di là della parte clinica, che però ancora si basa su numeri limitati, è proprio il fatto di essere uno studio traslazionale in cui si è documentato però in vitro un effetto benefico della molecola, che è la prima volta che viene dimostrato a questo, diciamo, in maniera scientificamente così valida. L'FDA ha appena annunciato l'autorizzazione di emergenza per baricitinib in combinazione con l'antivirale Remdesivir per pazienti ospedalizzati che richiedono l'ossigeno. Ecco, da cosa deriva questa, autorizzazione e che dati abbiamo in merito? Allora, l'autorizzazione è un po' arrivata a sorpresa proprio nella giornata di ieri ed è secondaria all'analisi di un trial randomizzato che ancora non è stato pubblicato, ma di cui esiste un'evidenza nei rilanci di agenzia che avrebbe dimostrato, insomma, aspettiamo i dati definitivi, un miglioramento dell'outcome nei malati che aggiungeva il baricitinib al Remdesivir, quindi era uno studio che confrontava Covid con solo Remdesivir o Remdesivir più baricitinib. E poi sicuramente anche il nostro studio, che rientra nel faldone che è stato sottoposto all'FDA, pubblicato su Science Advance, ha
probabilmente contribuito a fare in modo che l'FDA abbia dato questa autorizzazione di emergenza. Che cosa vuol dire? Non vuol dire che il farmaco viene dato solo in condizioni di emergenza, quindi non è un uso compassionevole, ma è un uso, un'autorizzazione in attesa di studi definitivi, ma il farmaco in pratica è approvato negli Stati Uniti per il Covid. Ecco, per l'Europa e l'Italia bisognerà aspettare ancora molto, secondo lei, oppure le... l'EMA è solitamente molto più lenta, anche il plasmidismo del plasma iperimmune negli Stati Uniti è autorizzato in emergenza da FDA e non da EMA, quindi diciamo gli enti regolatori, ciascuno c'è il suo sistema di valutazione e idem in Italia. Al momento comunque questi farmaci stanno entrando come uso potenziale in numerose linee guida e a breve verrà pubblicata la linea guida della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, in cui ci sarà menzionata la possibilità di far riferimento a questi farmaci nei pazienti che non hanno una risposta alla terapia standard.